Complimenti. Grazie, e buonasera grazie. A Silvio Baldini, primo tempo di equilibrio, ma un primo tempo con il Pescara molto ben messo in campo, secondo tempo una sola squadra, il Pescara che ha vinto con merito, creando palle gol e dimostrando di essere la prima in classifica. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che sono straordinari, in quanto fuori dal campo sono un gruppo stupendo e in campo stanno dimostrando di essere una grande squadra. Hanno capito la differenza fra gruppo e squadra. Quando siamo a fare un gruppo possiamo ridere, possiamo scherzare, poi quando siamo a squadra ognuno ha i suoi ruoli, ha i suoi compiti e ognuno deve aiutare l'altro nelle difficoltà, e questa è la cosa più bella che possa avere un allenatore, non solo di allenare ma di dimostrare a una città che deve essere orgogliosi di questo gruppo e di questa squadra, perché veramente sono ragazzi speciali. Primo tempo, analizziamo la partita. Baldini, la SPAL in un amen difendeva a 5 più i centrocampisti, era un gruppo di 8 lì davanti, e il Pescara forse ha fatto un po' di fatica a trovare lo spiraglio, ma non era facile. Nel secondo tempo lei cambia subito, 3 nuovi interpreti, dalla prima giocata il nuovo entrato Merola regala un cioccolatino a Cangiano, poi mette Ferrari, sbatte l'angolo e fa col Brosco. Questo significa praticamente perfetto? Ma perché non ci sono i titolari e le riserve, sono tutti titolari questi ragazzi, quindi loro hanno capito che questa è una cosa vera, e chi parte dalla panchina parte sapendo già che può cambiare la partita, e lo fanno con convinzione e tutte le volte ci riescono, quindi bisogna dirgli bravi e grazie. Mi dà una lettura sua della partita, suo giudizio? Non mi interessa, te l'ho sempre detto che io non sto... Io vorrei rimanere quello che sono sempre stato, no? Una persona umile, perché da bambino sognavo di fare il pastore e mi piacevano le pecore, le mucche, i cani. Poi il mio destino mi ha portato a fare altre cose, a diventare poi un allenatore. Ho sognato di arrivare in Serie A, ci sono arrivato. Ora il mio sogno è quello di arrivare in Serie A con il Pescara. La strada che abbiamo preso è quella giusta. Però vorrei sempre rimanere uno che fa parte della gente, uno che fa parte del popolo, uno che ha le stesse sensazioni di quei tifosi che sono venuti qui stasera, di quelli che sono a casa che soffrono. Ma questo l'ho detto quando eravamo all'inizio, che nessuno ci credeva. Quindi io non sto facendo il lecchino, non sto facendo... Ma tutte le volte quando lo rimarco, perché se so che ci sono tante teste di cazzo in giro, tante teste di cazzo in giro che cercano sempre cercano sempre di sminuire i veri valori che uno cerca di trasmettere. Questo Pescara ha tanti valori. No, questo Pescara è una squadra che rappresenta la città di Pescara, perché dimostra il coraggio, dimostra la sinergia. Il Pescara è la squadra che i suoi tifosi vogliono, così, in questa maniera qui. Quindi per quello ti dico grazie ai giocatori e grazie al popolo pescarese, che in questo momento ci sta sostenendo e ci dà grande passione, grande amore e grande fiducia per la nostra autostima. Fare i complimenti ai ragazzi, e ho pensato ad Allegri che lo diceva sempre quando vinceva con la Juve, al mister cos'è mancato per fare una carriera di continuità in Serie A? Secondo me il fatto che lui ha questo tipo di carattere, perché non ha nulla da invidiare a allenatori con un pedigree diverso, secondo me. Chiedeva Fabio Ferraresi che cosa ne è mancato a Baldini per fare continuità, per avere continuità come allenatore di Serie A. Che sono una persona con molti difetti, sono una persona, non dico strano, particolare, perché sono fortunato ad avere una famiglia splendida, e quindi quando ho la mia famiglia io c'è tutto il mondo, non desidero altro. Per non allenare a certi livelli bisogna essere anche intelligenti, e io questa intelligenza non ce l'ho, perché sono abbastanza che vive di passione, quindi abbastanza istintivo. Poi ho un mondo tutto mio particolare, che quando vengo a contatto degli ipocriti o delle stofanti ho una grande repulsione dentro di me, non ci resisto e non voglio sentire parole da questi personaggi che non dovrebbero esistere, però ci sono. E quindi dai, però la colpa è mia, perché
È mia perché sono uno così, che c'ha tanti difetti, dai. Un'ultima domanda da studio per Silvio Baldini. Intanto altra saluto domanda, Andrea Mazzetti. Sempre Fabio. Anzi, facciamo una domanda proprio dal punto di vista proprio delle statistiche, perché questo è il quarto clean sheet, Enrico, in 9 partite. I campionati si vincono anche così, con la solidità, no? Dice Massimo Profeta che questo è il quarto clean sheet, la quarta partita dove il Pescara non subisce gol in campionato. I campionati si vincono anche con questa solidità. Ma non è tanto la solidità difensiva, è quanto l'atteggiamento di questi ragazzi che si sanno trasformare da gruppo in squadra. E da gruppo in squadra ti trasformi intanto quando sai che nessuno è titolare e nessuno è riserva e tutti sono a disposizione e quindi sono tutti felici indipendentemente se giocano, se non giocano, se partono all'inizio o partono dopo. E poi, come ti ripeto, è normale che se una squadra fa la squadra, nelle due fasi, quella d'attacco e quella di non possesso, sono tutti attaccanti e sono tutti difensori. Andiamo così, domenica prossima nella sua, nelle sue zone si va a Lucca, Valzania riprenderà con il gruppo lunedì. Ora abbiamo 2 giorni di riposo. Lunedì Valzania in gruppo. Lunedì Valzania in gruppo.